Per favore, sieda. E non se ne stia lì impalata. Mi scusi. Non ci badi. È il mio caratteraccio. Venga a fare un bel solitario. Non sono buona. Che cosa? Oh, niente, creda. È perché sono felice. Ieri sera ritornò. Ritornò per me. Non perché doveva tornare, ma perché lo volle. Era così contenta. Io lo vedevo. Cercò di sorridere, ma era troppo stanco. E allora si addormentò fra le mie braccia come un bambino. Sentì che era mio, che mi apparteneva. Desiderai che la notte fosse eterna. Ha preso la cotta, piccola? Credo proprio di sì. Che cos'è? Minano le case degli appestati. Lei sa chi è l'uomo che si è scelto? Certo. Non serve consigliarla? No. Lei non si illude che lui la sposi? Oh no, se lui non vorrà. Certo, se volesse. Ma farò come vuole lui. Tom sarà sempre un brutto egoista. Che cosa farebbe lei al posto mio? Ah, non mi ci troverei. Non mi permetto mai di innamorarmi troppo. Senta, lei è una cara ragazza. Io farò di tutto per aiutarla. Venisse l'otto di picche. Che succede? Arriva il circo equestre ora. Ah, tutto bene, tutto bene. Ma cos'è? Un'invasione? Tutti i clienti per il nostro albergo dei poveri, bambini che sono rimasti senza casa. Avanti, c'è posto per tutti, se Dio vuole. Venite ragazzi, seguitemi. Andiamo, andiamo bambini, da questa parte. Su, su. Entrate, entrate. Svelti, svelti. Avanti, avanti. Beh, e poi pensare ai miei rifornimenti. È un esercito ormai da sfamare. Signora Simon, li porti via, li faccia lavare. Su, via, 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 ragazzi, via. Sì, presto, presto, via, andiamo. Ecco. Hai i piedi bagnati. Non lascia perdere, cara, sto per noi. No, ma fai vedere, oddio, quello che pensavo. Ora siedi lì che ti cambieremo, su. Va bene. Dimenticavo, ho un biglietto per Ferro. Ecco. Lei viene con me, eh? Prendo la giacca. Mai visto un guaio simile. Non c'è più un letto vuoto all'ospedale. Mancano sia dottori che infermieri. La Maharani ha chiesto dei volontari. Arrivederci. Arrivederci, Fer. Mai stata su un elefante? Altra.